Sara? Eccolo là, vedi che però c'ha il sorriso perché ho detto che l'ho trascurato. L'ospedale Santo Spirito di Pescara è un punto di riferimento. Ti si vede il sorriso solo dagli occhi, è magnifica questa cosa. È diventato anche rosso. È diventato anche rosso malgrado la mascherina, io adoro. E non per c'è questo. Il sole. Alessio Schiosari. Dicevamo, l'ospedale Santo Spirito di Pescara, punto di riferimento per il contrasto al Covid in Abruzzo. Alessio, so che lì stanno testando un macchinario, giusto? Esatto Tiziana, forse lo puoi vedere, è qui di fronte al professor Paolo Fazzi, che è il direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e di virologia clinica di questo ospedale, in cui hanno testato questo macchinario. Questo macchinario è arrivato in altri esemplari, è stato importato in questi giorni, proprio ieri ne sono arrivati un po' di esemplari in Italia, ma qui a Pescara è arrivato già da qualche settimana ed è stato utilizzato. A che cosa serve? Serve a testare, ad accelerare i tempi dei tamponi. Normalmente per un tampone, che lo ricordiamo, ricerca il virus, quindi le persone positive, non quelle che le hanno semplicemente avuto e magari attraversato la malattia, l'hanno superata, ci mette 5 ore per dare una risposta. Con questo macchinario si ha una risposta tra le 5 e le 7 minuti. Ore, giusto? Io chiederei al professore. Insomma, un tempo decisamente più lungo, invece questa macchina lo farebbe in un tempo straordinariamente piccolo, pochissimo tempo. Esattamente, questo è molto importante, però intanto io chiederei al professor Fassi di mostrarci come funziona. Ci ha portato un po' tutti gli strumenti che ci servono per capire il funzionamento. Allora, sì, questo è uno strumento POCT ed ci dà la possibilità di effettuare una rilevazione in tempi rapidi della presenza dell'RNA del virus SARS-CoV-2. Come funziona? Si fa il tampone, che si fa in rinofaringe e in orofaringe, dopodiché il tampone, questa è evidentemente quindi una simulazione, bocca, si mette capirci. In questa... Sì, praticamente rinofaringe e orofaringe, praticamente si mettono i tamponi in questa provettina, c'è una soluzione a pH alcalino che inattiva il virus, quindi questa provetta si porta in laboratorio e in pratica si apre, con una pipetta si va a pipettare una quantità che è pari a 30 microlitri di sostanza, si va a mettere in una cuvetta tipo cioè, questa. Cioè lo preleva con quello strumento lì strumento. E lo mette da un'altra parte. Sì. Esatto, questa è una pipetta da laboratorio, si mette in questa speciale cuvetta, non sì. È proprio la stessa dello strumento ma è simile, dopodiché si mette dentro, si apre in questa maniera, si mette dentro, si chiude e si inizia il run, la corsa, che si conclude in 20 minuti circa. 20 minuti rispetto e voi avete al, il risultato, al... positivo o negativo? Sì, abbiamo praticamente un display, evidentemente questa è una simulazione, certo, lo strumento certo, non certo. Va a batteria ma a elettricità, quindi è spento e si vede in pratica il nome, il cognome del paziente, del soggetto esaminato e il risultato che si è avuto, che può essere o di negatività o di positività. Chiaro. Senta, rispetto professore, le chiedo, ma perché è così importante? Cioè, dica. Non mi sfugge che a fronte di 5, 6, 7 ore avere un risultato in 20 minuti è certamente un vantaggio in più. Ma è solo un vantaggio nel senso che ci permette, certo, ad esempio, di sapere se ci sono le persone in un pronto soccorso, in una situazione d'emergenza, sapere subito chi è positivo, esatto, oppure no, esatto, o esatto, anche altri vantaggi, non so, a me è venuto, esatto, in mente questo, mi dica lei quali. No, il vantaggio è proprio questo, cioè di far stazionare per poco tempo i soggetti Covid positivi in pronto soccorso, perché potrebbero ovviamente infettare. Se il soggetto è Covid negativo, e allora ovviamente poi avrà evidentemente un'altra patologia respiratoria e verrà gestito in maniera diversa. Senta, ma i risultati di questa sperimentazione ce li avete già? Cioè, i test sono attendibili e come si fa a sapere se questo test è attendibile? Abbiamo avuto una concordanza perfetta tra... Certo, abbiamo testato lo stesso numero di
di tamponi, in parte positivi, in parte negativi, con degli strumenti in real time PCR, si chiama così lo strumento, diciamo quello tradizionale che impiega circa 5 ore, e abbiamo avuto una concordanza perfetta. Cioè, se quello diceva, il tampone classico, va, lo chiamo così, diceva che quella persona era positiva, sì, voi pure con questo mezzo avevate un riscontro di questo tipo. Abbiamo, e al contrario, avuto una concordanza o viceversa, sì. Su quante persone l'avete testato? Circa 150. 150, ed è un numero sufficiente ad immaginare di utilizzarlo su larga scala? Beh, abbiamo utilizzato circa la metà erano positivi, conclamati, quindi penso proprio di sì. Bene, è molto costoso? Su 150 c'erano... Guardi, io questo francamente non lo so. Penso che la ditta che la commercializzerà in Italia abbia intenzione di rendere, diciamo, questo prodotto fruibile a un prezzo concorrenziale, anche perché ce ne sono anche altri. Evidentemente, suppongo poi che anche per un problema di etica, penso che il prodotto venga a costare anche poco, spero. Mm. E Morrone conosceva questo tipo di sperimentazione, perché adesso ovviamente in tanti stanno lavorando. Ce ne sono diverse, no? Devo dire, che hanno il vantaggio di ridurre i tempi dell'analisi, perché la PCR ci mette più tempo. Ma quanto è importante per voi? Ora il problema è un altro, è vedere anche quanti test contemporaneamente si possono fare. Il collega sicuramente ci può dire la differenza del numero di test che possono essere eseguiti da quell'apparecchio rispetto alla PCR normale. Certo. Allora, questo è uno strumento che riesce a fare in 20 minuti un solo campione, però ovviamente uno si può dotare di più di questi strumenti, certo, che penso non abbiano un costo eccessivo. Cioè il punto, certo, e qui torniamo alla questione, è anche economico, quanto costa e quanti ne puoi avere, e quindi se è più efficace, certo, se è efficace, certo, allo stesso, certo, modo, certo, e ti consente di risparmiare tempo, magari è una cosa buona.